Softly spoken, with no strings tying you to me, I'm happy, amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi andremo ad utilizzare l'incastonatura che vi ho spiegato nell'ultimo video tecnica, la variante ro. Ed andremo a realizzare questo sciondolo. Vedete che ha, diciamo, due facce: questo è il fronte. E questa invece è la parte retro dove ovviamente si vedono le iris duo di piatto per andare a realizzare il nostro ciondolo avremo bisogno di un elemento centrale questo è un cabochon da 25 mm nello specifico questo è mi sembra il colore eh, giacinto della della perle sparpuca poi avremo bisogno ecco qui di allora rocaille 80 11 0 e 15 0 avremo bisogno delle Iris duo e di due dimensioni di cipollotti, quelli 2x3 e quelli 3x4. Poi, all'interno del video, uh, vi mostrerò uh, più vicino anche come distinguere. Uh, vedete, le uh, i cipollotti piccolini sono molto simili a delle 80, e poi all'interno del video vi mostrerò anche da vicino come eh, prendere, insomma, come valutare la dimensione di cipollotti precisa, quella dei 3x4, per non andare in confusione. Il tutorial è abbastanza semplice, un po' ripetitivo, eh, spero che vi piaccia e niente. Io lo adoro. È un bel rosone, un bel ciondolo grande è praticamente intorno ai 5 centimetri niente poi prossimamente vedremo di utilizzare lo stesso tipo di incastonatura per realizzare qualcosa con un rivoli casomai da 18 vedremo e niente spero che il tutorial vi piaccia e buona creatività ciao se ovviamente vi piace lasciate un like allora, come vedete, qui ho realizzato una bella uh, stringa, non so come la vogliamo chiamare, con un bel po' di unità. Adesso le andiamo a contare insieme: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ho contato praticamente le 11 0 qui in punta. Vado a prendere in questo caso un cabochon. Questo è il colore, mi sembra eh, giacinto o qualcosa del genere, questo è della Parpuca e da 25. Allora Vedete, che io vado proprio a contornare per capire quante eh, unità ancora devo realizzare, quindi dovete fare questa operazione ogni volta che decidete di creare qualcosa con questo tipo di incastonatura. Ovviamente, vi metto nelle schede, giù nell'info box, il video di questa tipologia di tessitura di perline che è una variazione della ru Allora, quindi, come vedete, io vado proprio ad adagiare ed a vedere. Avvicino i lembi. Secondo me, realizzando un'ultima unità, riuscirò a chiudere il nostro elemento. Quindi fate la stessa cosa. Se avete un cabochon più piccino e volete adattare l'incastonatura, ovviamente dovete procedere così. Perché vi dico queste cose? Perché secondo me è molto importante imparare la tecnica per poi adattarla a proprio piacimento. Perché, ovviamente, io nel tutorial Utilizzo questo caposciono, voi potreste averlo da 23 perché l'avete fatto da voi, potreste averle da 27, potreste averle da 18 e così via, però potete comunque fare un incassonatura, non realizzerete questo ciondolo come lo farò io, però potete poi andare spedite da sola, ecco perché vi dico, imparate sempre le tecniche per poter proseguire da sole. Allora, adesso io cosa faccio? Vado ad inserire come sempre la mia ultima unità, quindi inserisco 4 rocaille Vedete sul lago ed esco in questo modo. Ovviamente, adesso io esco dalla prima qui scura ed inserisco una rocaille oro e vado in quella successiva. Adesso io qui dovrei avere un'altra oro, ma questa oro è in comune praticamente con l'unità che è qui quindi io andrò a chiudere in questo modo la mia punta vado poi nella 11 scura e chiudo e tiro scusate non chiudo ed inserisco nuovamente una rockile oro vedete in questo modo e così ho chiuso la mia prima parte. Adesso dovrò andare dall'altro lato, quindi ripasso in tutte le rocaille e mi porto ad uscire da qui o da qui o da qui. Insomma, da una delle due punte. Potrei anche portarmi a uscire da questa. Insomma, dovete trovarvi in una di queste tre centrali. Per brevità, spunto in questa centrale ed anche in questo caso inserisco le quattro rocaille più scure e vado in questo modo, sempre da dietro. Adesso, ovviamente, le rocaille che io ho in comune sono due perché avrò questa e questa. Quindi entro nella prima scura, ovviamente. Nella prima rocaille vedete scura, poi entro in quella oro, dopodiché entro in quella scura, nella rocaille scura. Tirate. Mi raccomando. Qui vedete manca e quindi vado ad inserirne una di color oro, in questo modo. Adesso, ovviamente, qui dovrò inserirmi in questo modo, collegandomi all'unità dall'altro lato, se riesco. Eh? Aspettate, oh, ce l'abbiamo fatta in questo modo. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Dopodiché vado in quella scura e in quella oro iniziale ripasso ovviamente in tutte le rocaille e come vedete il nostro anello è completato che se avessi un dito gigante potrebbe anche essere un anello ma a 25 non ci arrivo ancora allora una volta che voi avete fatto il vostro modulino dovete adagiarvi all'interno il vostro cabochon e poi dovete cominciare ovviamente a chiudere da un lato e dall'altro quindi vedete che è perfettamente al centro dopodiché cominciate a pensare come decorare mi raccomando ripassate al centro io adesso vado a ripassare e ci vediamo nella parte sottostante cominciamo a fare il sotto dimenticavo nel ciondolo che vi ho mostrato l'altra volta questo era doppia faccia, non andremo a realizzare questo, vedete che perché qui avevo messo delle copelle oro sul retro, ovviamente potete farlo anche in questo caso, però io non lo farò. Mi porto quindi ad uscire da una Rocaille 110 color oro, metto sul lago una 80 e vado nella Rocaille di punta successiva. Faccio questa operazione per tutto il giro. Vedete in questo modo ed andrò a chiudere tutto quanto il contorno sottostante. Ovviamente potete inserire le che preferite, insomma, del colore che preferite. Proseguo. Come vedete, risulterà incastonato in questo modo una volta che avremo inserito le nostre 80 mi raccomando ripassate vedete che questo è il fronte che adesso andremo a chiudere anche da questo lato con rocaille diverse eh, e niente quindi ripassate mi raccomando portiamoci ad uscire dalla 11 0 di punta e andiamo ad inserire ovviamente scegliete voi il colore che preferite io andrò ad inserire due rocaille 11.0 di colore, eh, quello più scuro, dark bronze, e dovete fare questo passaggio per tutto il giro. A giro completato, vedete, sono rientrata nella 11 di partenza. Ci troviamo incastonato il nostro cabochon in questo modo. Una volta terminato il nostro decoro superiore e dopo essere ripassata dappertutto, mi porto ad uscire. Come vedete qui, in questo punto, quindi vedete, c'è un'unità in basso e un'unità in alto. Io sono qui al centro, nel punto di giunzione, e vado ad inserire in questo spazio una rondella 3x4. Ora vi mostro anche da vicino, perché molte volte. Noto che qualcuno si confonde. Allora, quando dico 3x4, vuol dire che 3 mm 3 mm è la larghezza da foro e foro e 4 invece è l'altezza. Ecco, lo dico perché a volte ci si può confondere e lo mostro. Ovviamente eh, se non avete i cipollotti dovreste averle tutti però se non li doveste avere ovviamente ehm, potete inserire qualcosa di 3 mm che sia un, eh, anche un mezzo cristallo insomma però penso che questi cipollotti bene o male rondelline li avete un po' tutti. Quindi fate questo per tutto il giro vedete che non inserisco niente poi dopo andremo a riempire gli spazi. Questo è il giro finito, ovviamente avendo noi 17 unità vi ritroverete con l'inserimento di 17 dei nostri, delle nostre rondelle. Adesso cosa faccio? Entro nella prima rondella e andrò ad inserire una iris duo dello stesso colore, è un bronzo, un bronzo scuro. Eccole qui. Quindi, andate ad inserire in tutti questi spazi una iris duo. Mi raccomando, le iris duo hanno una faccia bombata e una faccia liscia, mi raccomando, la faccia bombata verso l'alto. Ed ecco uh, il giro finito. Come vedete, sta prendendo forma. <ride> Come un grosso girasole, adesso andiamo a continuare la nostra lavorazione. Ovviamente, in questo caso, la scelta dei colori eh, arancio e bronzo ricorda veramente un fiore. che abbiamo inserito tutte le nostre Iris Duo, portiamoci ad uscire sempre dal foro basso dell'Iris Duo ed andiamo ad inserire due rocaille. 11 e andiamo nuovamente nel foro della Iris Duo in questo modo e facciamo questa operazione per tutto quanto il giro. Terminato il nostro giro con le 11 0, andiamo eh, ovviamente vedete esco eh, dal foro superiore dell'Iris Duo qui e vado a mettere sul lago una 11, una rondellina di quelle piccine e un'altra 11. Vi mostro anzi la rondellina per farvi capire sono proprio quelle piccine piccine, ve la metto vicino ad una 80. Vedete? Più o meno è la dimensione di una 80, quindi potete regolarvi sulla grandezza. Potrei dirvi 2x3 però se non tutte eh, la conoscono, insomma vi dico che eh, mettete la vicina molto zero così riuscirete a capire quale dimensione dovete prendere. Per comodità giri il lavoro, questa è eh, la parte retro, vedete questa è la parte frontale, questa invece è la parte retro, anche molto bella devo dire la verità. E vado quindi a fare questa operazione di inserimento di una 11 e una rondellina piccina e una 11 e vado nel foro superiore della Iris duo che segue, faccio questa operazione per tutto il giro. Ecco il nostro giro terminato. Una volta che abbiamo terminato il giro, io per comodità giro sempre il lavoro. Vi portate ad uscire dalla 11 questa prima della Iris duo ed andate ad inserire 4 rocaille 150. ovviamente potete scegliere anche di inserirle in colore diverso e entro nella 11 nel cipollotto e nella 11 che segue quindi vedete faccio questo picco e lo ripeto per tutto quanto il giro dopo aver inserito le nostre 15 0 ci troveremo in questo modo questo sarà il nostro fronte, ovviamente. Io dopo andrò a ripassare, e questo sarà il retro, fatto ovviamente eh, dove vedremo tutte le Iris Duo dal lato piatto e quindi fa un effetto diverso. E dove, ovviamente, la parte centrale è meno in evidenza. Poi starà a voi decidere quale parte vi piace di più. Ovviamente eh, è questione di gusto. Uh, poi, uh, cos'altro dirvi? Ah, si, sì, se volete mettere poi in evidenza le punte, vedete, potestre, potreste andare a inserire al centro un ulteriore 15.0. A me, sinceramente, uh, piace il contorno, un pochino più morbido. Ovviamente, questo ciondolo uh, può essere in punta, poi andrete a fare una piccola susta per appenderci un gancetto, ovviamente. Si può anche pensare come ciondolo lungo, andando poi ad inserire, per esempio, una, una nappina. Io lo farò come ciondolo da portare al collo. A me piacciono moltissimo i ciondoli grandi a vista. Insomma, sul décolleté, ecco, mi piacciono moltissimo, quindi io andrò a fare una, probabilmente una fascetta ad herringbone, come faccio quasi sempre per i ciondoli. Se non sapete come effettuare una fascetta ad herringbone, vi lascio il link giù nell'info box dove mostro come farla in un altro tutorial. Comunque, non sarà di certo complicato, <ride> se riuscite a fare questo ciondolo, questa incastonatura, sicuramente riuscirete a fare un piccolo cappietto. In alto, oppure volendo, potete fare una fascetta del rimbone che io utilizzo spesso anche per gli anelli. E niente, il nostro tutorial è finito, io adesso andrò a ripassare e chiudere. Spero insomma che questo tutorial vi piaccia, che la tecnica base per incastonare vi sia piaciuta. E, come sempre, ragazze, buona creatività a tutte! Ciao!